Ciao ragazzi, vi presento la mia splendida modella. Lei è Agnese, guanciotte tenerissime e occhioni da urlo e soprattutto una grande pazienza nell'aiutare il suo papà a fare dei tratti. E oggi volevo fare dei tratti e ho detto quale fotocamera prendo? Potrei prendere una Micro 4 terzi e voi direte no, scandalo, una Micro 4 terzi? Beh, insomma, con il Leica 42,5 apertura 1-2 avete sentito bene, ha indubbiamente il suo perché. Ma forse servirebbe un sensore più grande, che ne so, un APS-C, la Canon EOS M50 però con il 56-1.4, è bello interessante. Ma no ragazzi, andiamo a giocare seriamente. Sì, una full frame, ma reflex, con il leggendario 85-1.4, e con questo video vado a inaugurare una serie di tre video, uno dedicato alla fotografia, questo, uno dedicato al mondo del fotoritocco e uno dedicato al mondo del video, in cui propongo delle sfide come scusa per andare a ragionare su quali siano le soluzioni migliori da adottare. E iniziamo con questa andando a vedere più da vicino le fotocamere in gioco. Iniziamo da lei, la mia fedele compagna. Praticamente il 90% dei video che vedete sul canale sono realizzati con lei. No, adesso mi sta riprendendo il DJI Pocket 2. Comunque lei, la Micro 4 terzi Panasonic Lumix GH5S del 2018. Lei ha una risoluzione che fa quasi sbellicare risate. Solo 10 megapixel, pensate al confronto con i 100 megapixel della Fujifilm GFX100S da me recentemente provata. Ma questi 10 megapixel sono spalmati sì su un'area piccola, ma sono pochi, e quindi la densità rimane bassa, soltanto 4,57 megapixel su centimetro quadrato. E vi ricordo che minore la densità, più grande il singolo elemento sensibile, che riesce quindi a catturare meglio la luce, meno rumore, più contrasto, più dettaglio. Ma la vera bomba è l'ottica abbinato a questo Panasonic Leica. Sì, è un Leica. Guardate che spettacolo il lentone frontale. DG Nocticron 42,5 mm f1.2 a spherical OIS. Un'ottica del 2014. Che però, ovviamente, dato il fattore moltiplicazione, diventa un 85 mm f2.2. C'è un sito che si chiama MM Calc che permette di capire bene quella equivalenza sia a livello di focale sia a livello di apertura. Questo bestiolino comunque non pesa poco per quelli che dicono oh, le mirrorless sono sempre leggere. Insomma, un bel corpo macchina e una bella ottica, e il fatidico chilogrammo, così non lo leggete, così sì, 1167 grammi l'abbiamo comunque superato. Ma andiamo avanti, andiamo a prendere invece un peso piuma, ovvero lei, la Canon EOS M50, mia fedele compagna di live, l'utilizzo tantissimo nelle live. Questo è il vecchio modello del 2018, la nuova Canon EOS M50, vi lascio poi il link qui sotto in descrizione, ma è cambiato poco nulla. Qui abbiamo 24 megapixel che sì, spalmati su un sensore un po' più grande dei Mi 4 terzi, ma sono tanti 24 megapixel. Infatti la densità sale, sapete che è peggio salire, a 7,27 megapixel su centimetro quadrato. L'ottica è particolare perché non è Canon, ma è il Viltrox F56 mm F1.4, un'ottica 2020, un'ottica che sta un po' salvando la baionetta Canon e F M. Guardate anche qui il bel lentone che abbiamo, perché questa baionetta Canon c'è il sensore che lo stia abbandonando per fare una nuova APS-C con le nuove ottiche di tipo RF, e infatti per questa baionetta ce n'è soltanto una di ottica luminosa, che sarebbe il 32 mm con apertura 1.4. Quindi Viltrox darà dovente una ventata d'aria, una boccata di aria fresca a questa fotocamera, che è ottima. Vi rimetto la prova di lei qui sopra. L'equivalenza, non dimentichiamolo, questo diventa un 90 mm f2.2, quindi un po' più lungo del canonico 85 mm da ritratto. Anche qui prendiamo la bilancina che si è spenta, e qui vediamo che siamo su un peso piuma, 743 grammi, quindi abbondantemente sotto al chilogrammo, sempre completo di paraluce metallico, scheda di memoria e batteria. Ma andiamo a vedere quello che è il vero carro armato di questa sfida, ovvero sì,
Full frame Nikon D750 del 2014, vi rimetto qui sopra il video in cui spiego perché ho scelto di comprarla neanche un anno e mezzo fa. Lei ha 24 megapixel ma spalmati sul sensore full frame e quindi questa è la densità minima 2,83 megapixel su centimetro quadrato ed è questo che fa la differenza. Ma in realtà la differenza la fa anche questo splendido Nikkor 85 mm f1.4D, davvero una vecchia gallina 1995. Nel link qui sotto vi lascio quello che invece è la nuova versione, ma fa ancora ottime foto e il peso, beh ragazzi, qui il peso c'è davvero tutto. Siamo infatti, non si vede bene, appena sotto, no, anzi abbiamo raggiunto 1,4 kg, quindi davvero un bel bestione. Ma prima di andare avanti, devo farvi vedere un paio di cose a nudo. Mi raccomando, ragazzi, non fate voi assolutamente quello che sto facendo io perché non è cosa buona far prendere polvere e sporcizia in questo modo ai sensori. Poi voglio farvi vedere, appunto, questo è il sensore micro 4 terzi, vedete? Questo è il sensore APS-C che, come vedete, non è così tanto più grande rispetto a quello che è il micro 4 terzi. E infine, questo sì, è la sua maestà full frame, insomma, tutt'altra dimensione. Ma adesso andiamo a vedere i risultati e vi chiedo di fare questo giochino, ovvero prendete un foglio, scrivete a sinistra foto A, foto B, foto C e a destra micro 4 terzi APS-C full frame e vi chiederò di andare ad abbinare, ovviamente alla fine del video vi darà la risposta. Quindi andiamo con questo giochino. Io sono sicuro che alcuni di voi saranno tranquillissimi nel fare questo giochino perché diranno: ma che ci vuole? La foto fatta col full frame sarà spettacolare. Quella fatta con il micro 4 terzi, insomma, farà abbastanza schifo. Quella fatta con l'APS-C sarà una via di mezzo. Siete così sicuri? Beh, iniziamo guardando la foto A. Vi dico subito che in queste foto Agnese stava sempre alla stessa distanza, la luce era sempre assolutamente quella. E vi sto mostrando foto così come sono dei JPEG con impostazioni standard, quindi nessun ritocco, nessun contrasto, nulla di nulla. Poi voglio farvi giudicare le foto così come escono. Ovvio che dopo, in post-produzione, chi vuole le può stravolgere come vuole. E questa era per l'appunto la foto A. Passiamo alla foto B. Anche qui un bello sfocato, il bokeh, insomma, sarà il tratto che lega questi tre scatti che andate a vedere. Ovviamente, vedete, ci sono delle piccolissime differenze, ma semplicemente che Agnese, come essere vivo e respirante, sì, pazientissima a seguire le indicazioni di papà, ma un minimo si è mossa. Questa era la foto B. Terza, ultima foto, andiamo a guardare la foto C. Come sempre, bokeh, come se non ci fosse un domani. Agnese sempre splendida, ma non fatevi distrarre dai bellissimi occhioni di Agnese. Ma preparatevi quindi a prendere il foglietto e se siete degli intrepidi, fate già i collegamenti e dite chi A, chi è B, chi è C. Ah, non avete capito? Ok, se siete dei pusillanimi, vi do un paio di aiutini. Il primo aiutino, ecco qui, le tre foto affiancate. A sinistra foto A, al centro foto B e a destra foto C. Ce la fate? Ci siete? Siete pronti a votare? No? Ok, ragazzi, cioè, insomma, volete proprio l'aiutino facile? Ok, primo piano sugli occhioni, in alto la foto A, al centro la foto B e in basso la foto C. E ragazzi, se non ce l'avete fatta fin qui, siete proprio messi male? No, in realtà no, non siete assolutamente messi male. In realtà non è così facile distinguerli, le differenze tra tre sensori così tanto distanziate tra di loro, tra tre ottiche così tanto distanziate, ma insomma non portiamola troppo alle lunghe. Mi armo anch'io di un bel pennarello rosso e vado a scrivere le risposte. Insomma, la foto A con cosa è stata realizzata? Ecco qui la lineetta. La foto B con che cosa è stata realizzata? Ecco qui la lineetta. E la foto C con cosa è stata realizzata? Ecco qui la lineetta. Siete pronti a sapere qual è la risposta? Ed eccola qui. Sbaboom! Eh sì,
La foto A è stata realizzata con un APS-C, la foto B con full frame e la foto C con un micro 4 terzi. E vediamo che insomma questo Leica si comporta davvero molto molto bene. È incredibile, considerando che lui costa più di 1000 euro, quanto si comporta bene questo Viltrox che costa meno di 300 euro, mentre è evidente che su full frame un vero F1.4 fa la differenza. Si vede che già il naso e i capelli sono sfocati. Ma vi dico questo aneddoto: mia moglie, guardando le foto, ha detto che la preferita era quella fatta con 1.4 terzi. Perché? Perché le dava fastidio il fatto di vedere il naso e i capelli subito sfocati. Ricordate che la bella foto tante volte non è quella col più bel bokeh, perché siamo noi fotografi malati nel cervello, vogliamo vedere questi bokeh pastosi. Non sempre per le persone, per non quelli così tanto dentro nella parte da nerd o da geek della fotografia, apprezzano queste cose. Ci sono persone che dicono: io voglio vedere il ritratto, sì, mi piace che il soggetto sia staccato lo sfondo, e tutte e tre le ottiche di questa, non ho la terza mano, di questo confronto riescono a fare questo, ma alcuni lo fanno in maniera eccessiva, altri in maniera più delicata. Ed ecco che, per esempio, per mia moglie il miglior risultato è stato quello fatto col micro 4 terzi, alla faccia di quelli che dicono che il micro 4 terzi è morto e sepolto. No, funziona benissimo e permette di tirare fuori ottimi risultati. Ovvio, ragazzi, che per me è banale, la migliore è quella ottenuta con il Nikkor 85 mm f1.4, ma io sono un nerd, io sono un geek, io sono un malato di ritratto. Spero che questo ragionamento vi abbia aiutato a capire che ogni sistema, ogni macchina fotografica può portare a casa degli splendidi ritratti. Sta tutto a voi. Sì, ho fatto dei ritratti banali, semplici, insomma, bel soggetto, bella luce dietro di me, tutti sono bravi a fare un bravo ritratto, un buon ritratto, ma appunto l'attrezzatura è sempre l'ultimo elemento. Se la sapete utilizzare, qualsiasi attrezzatura va bene. Ma per concludere, voglio sapere qui sotto nei commenti quale tra voi è stato effettivamente il miglior risultato per questi ritratti e insomma, quale secondo voi è la vostra ottica da ritratto dei sogni. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.